Ok, non ci credo che sto registrando per la seconda volta un video di questo genere. Perché essenzialmente non è possibile che ho sempre tutti questi cavoli di problemi. E sì, raga, mi devo tagliare i capelli perché sono orrendi. In questo modo sembro che c'ho il solito gatto morto. Circa ogni 10 video mi vedete con questo gatto morto in testa, ma non è colpa mia perché i miei capelli crescono in maniera esponenziale. Ma io a 20 anni non posso fare queste cose. Come avete visto, ho cercato di capire un po' dall'intro, ma anche soprattutto dal titolo. Siamo in questo nuovo vlog perché ho avuto dei problemi, o meglio degli ulteriori problemi con il programma, o meglio con l'emulatore dell'Android e quindi con Clash of Clans. La serie su Clash of Clans penso sia una delle serie più sfigate che io ho mai fatto sul mio canale, perché ogni fottutissima volta c'è sempre un problema. Prima l'applicazione sull'iPhone, che quando è uscito iOS 9 o iOS 10, neanche so che cazzo di iOS ci sta. Fatto sta che l'applicazione non poteva essere utilizzata sul nuovo aggiornamento del software e quindi l'applicazione era inutilizzabile. Quindi sono stato circa 2 mesi senza, no, 2 mesi è un po' esagerato, circa 1 mese senza registrarvi neanche un video di Clash of Clans. Poi ho trovato la soluzione e dico: ehi, perché non mi scarico l'emulatore dell'Android sul computer e registro da lì? Fin qui nessun problema. I problemi però sono giunti quando, incredibilmente, anche il programma sul computer che avevo, o meglio l'emulatore dell'Android che avevo, ha crashato. E da lì non si è più ripreso, raga. L'ho dovuto disinstallare perché mi impallava anche il computer e quindi non posso più registrarvelo finché non trovo un emulatore decente per Android. Quindi ora chiedo il vostro aiuto. Quindi ora entrate in gioco voi. Quindi la serie su Clash of Clans dipende da voi. Consigliatemi nei commenti un emulatore decente per Android. Consigliatemelo perché, ragazzi, voglio portarvi la serie su Clash of Clans. Ho visto che vi piaceva anche dai like e dalle visualizzazioni. Quindi mi piacerebbe continuare a portarvi questa serie. Quindi nei commenti consigliatemi un emulatore decente che non sia fatto dai cinesi dentro un magazzino schiavizzati da qualche capitalista. Perché altrimenti la pecora si incazza. Ormai questa pecora è diventata tipo la mascotte del canale perché è già il secondo. Cioè, davvero mi stavo tirando una pecora a giocattolo in faccia, raga. Ma per fortuna c'è il piccolo Olaf. Come stai, ciccio? Olaf è la vera mascotte del mio canale. Perché, raga, lui l'avrete visto penso un miliardo di volte. E lui non mi farebbe mai del male. Raga, se mai un giorno mi regalerete qualcosa, mi vorrete regalare qualcosa, regalatemi la renna di Frozen. Perché voglio Olaf e voglio anche la renna. Quindi la renna la voglio su quest'altra spalla, raga. Voglio fare i video con Olaf e la renna Sven si chiama, se, mi sembra. Va bene, ciao Olaf. Dunque, signori, in questo vlog volevo dirvi essenzialmente questo. Perché un vlog ve l'ho fatto 2 o 3 giorni fa. Quindi non ho nient'altro da dirvi. Essenzialmente, cioè, ho chiesto semplicemente una mano per trovare un emulatore decente perché sicuramente 127 teste sono meglio di una. Quindi, ragazzi, giù nei commenti consigliatemi un emulatore decente. Vi ripeto, non un emulatore fatto dai cinesi schiavizzati da un capitalista, né un emulatore fatto da un bimbo minchia dentro la sua cameretta pieno di brufoli mentre mangia pane e Nutella. Detto questo, signori, il vlog finisce qui. Lasciate un like, commentatevi con quello che vi ho chiesto. Ci vediamo alla prossima. Bella.